Girgenti prima dei 1860. Un tesoro riscoperto. Elio Di Bella riporta alla luce gli scritti di Francesco Paolo Diana, illustre sindaco e storico di Agrigento. Questa collezione unica, originariamente pubblicata oltre un secolo fa, offre una finestra preziosa sulla Girgenti e oggi Agrigento, del XIX secolo. Un viaggio nella storia di Agrigento, attraverso 8 articoli, pubblicati tra il 1912 e il 1917 sulle riviste Acragas e Sicania, Diana ci conduce per mano nelle strade, cortili e piazze di Girgenti. Un racconto affascinante che rivela la trasformazione della città dal periodo borbonico fino all'epoca del 1917. 150 pagine di storia e cultura. Con soli 3 euro per l'ebook e 5 euro per la versione cartacea, immergiti nelle pagine dense di storia, arricchite da fotografie d'epoca che catturano l'essenza di Girgenti. Un'esperienza immersiva, Diana non si limita a raccontare fatti storici e gli invita il lettore a camminare con lui, a sentire la vita di una città in trasformazione, a comprendere l'evoluzione sociale e culturale di Agrigento. Per appassionati e studiosi. Se sei un amante della storia, un ricercatore, o semplicemente curioso di scoprire le radici di una delle città più affascinanti della Sicilia, questo libro è un'aggiunta imperdibile alla tua biblioteca. Facile da acquistare, disponibile su Amazon. Puoi avere questo gioiello della letteratura storica con un semplice click. Che tu preferisca la praticità dell'ebook o il fascino della copia cartacea, Girgenti prima dei 1860 è accessibile a tutti. Non perdere questa opportunità unica. Acquista ora Girgenti prima del 1860 e lasciati trasportare indietro nel tempo, nelle strade e nelle storie di un Agrigento che non c'è più, ma che continua a vivere attraverso le parole di Francesco Paolo Diana. Acquista ora su Amazon.